D'Iran si parla quasi sempre in relazione al programma di sviluppo nucleare del presidente Ahmadinejad, oppure per mettere all'indice la censura e la repressione dei costumi messi in atto dal regime degli Ayatollah. Eppure il paese vive da anni una doppia vita: da un lato le autorità impongono una pesante cortina conservatrice, dall'altra si tratta di una società composta per lo più da giovani istruiti che usano internet e lottano per la loro libertà personale. Ne parliamo con Antonello Sacchetti, che è appena tornato dall'Iran e che ha scritto questo libro dal titolo I ragazzi di Teheran. Buongiorno Antonello Buongiorno. Sacchetti. Buongiorno. Allora, l'immagine che abbiamo in Occidente dell'Iran è così diversa da quello che poi si trova nella realtà? Cosa hai visto? Parecchio diversa, nel senso che intanto è una realtà molto più complessa e direi è molto più varia, molto più colorata, se vogliamo usare proprio un'immagine, nel senso che si tratta di un paese innanzitutto molto grande, con un'eredità storica, una cultura millenaria e soprattutto con una vivacità proprio nella vita quotidiana, che in genere è molto diversa dalle descrizioni che si hanno in genere sui dispacci d'agenzia o comunque sui reportage, quelli diciamo fatti soprattutto in studio poi, perché chi va in Iran non può non rimanere sorpreso da quello che vede. Che cosa vede? Raccontaci qualche particolare. Sai, l'immagine dell'Iran in genere è una soltanto, è la donna con il velo, no? Perché è questa, poi in genere andiamo avanti per simboli, andiamo avanti per immagini molto, molto nette. Innanzitutto l'Iran non è un paese in Chador c'è una parte della popolazione, cioè il Chador è quell'abito che copre tutta la donna. Per il resto, se tu arrivi a Teheran, quello che vedi è soprattutto tantissime donne che lavorano intanto, quindi in molte parti anche importanti della società, dagli ospedali agli uffici, alla dogana, dappertutto, e in genere un abbigliamento sicuramente molto diverso da quello che potremmo immaginare. Chiaramente c'è un'imposizione dal punto di vista dell'abbigliamento, coprire le forme, coprire i capelli, ma in genere ecco, è qualcosa di molto più vario. E c'è una parte della popolazione anche abbastanza consistente che guarda, diciamo, allo stile di vita occidentale, ai consumi occidentali, anche, diciamo, alla produzione culturale. Com'è possibile che questi giovani comunque riescono ad ottenere informazioni, ad essere aggiornati, a conoscere lo stile di vita occidentale? Come fanno ad evadere la censura? Ma in parte diciamo, è un'evasione diciamo, dovuta grazie anche così, all'esperienza tecnologica, quindi alla capacità di aggirare per esempio i blocchi di internet, questa è una cosa che poi avviene un po' a tutto il mondo. Dall'altra lo stesso regime ha una censura diciamo, un po' altalenante, in Iran se si va in un'edicola, io ho contato l'ultima volta 55 quotidiani. E nonostante il mese scorso ve ne fossero stati chiusi perlomeno 3-4, cioè si aprono, si chiudono, si riaprono, il dibattito politico anche tra la gente, non soltanto diciamo, tra i leader che magari sono più garantiti da un punto di vista di sicurezza personale, è molto più ampio e molto più aperto di quello che pensiamo. Questo non vuol dire che non ci sia la repressione e che non ci siano violazioni dei diritti umani, però anche lì bisogna stare attenti un po' agli stereotipi. Noi abbiamo parlato lo scorso anno, giustamente, delle condanne a morte e esecuzioni di omosessuali in Iran. Io sono rimasto molto sorpreso nel vedere proprio in questi ultimi giorni camminare per il centro di Teheran in pieno giorno coppie gay, mano nella mano. Cioè ci sono come dire, delle sacche di tolleranza e comunque della repressione che va anche a fasi alterne, persino nei costumi, appunto, persino nella repressione nell'abbigliamento femminile. Quest'inverno, per esempio, a un certo punto venivano fermate tutte le donne con gli stivali. Passato un mese tutto questo è cambiato, la repressione poi colpisce più in certe zone della città piuttosto che in altre, è qualcosa che in parte è dovuto anche a una logica così, di distrazione, cioè ti colpisco in questo, non ti faccio pensare al fatto che la vita sia sempre più cara e Costo la della vita. disoccupazione è altissima, dall'altra è dovuta anche un po' all'incapacità di controllare per un paese così grande, sono 70 milioni di abitanti. Giorni fa parlavamo con Farihan Sabbahi, che è una giornalista iraniana, e ci raccontava che è aumentata tantissimo anche la prostituzione a causa delle difficili condizioni economiche. L'economia in questo momento è il primo problema, oramai da 2 anni la presidenza di Ahmadinejad non ha fatto che peggiorare le cose perché non sono stati presi i provvedimenti seri. Ma la prostituzione sì è un aumento e questo è visibile, nel senso che una delle prime sere ecco, che ero nella parte centrale di Wali Asr, che è questa immensa via, lunga quasi 20 km di Teheran, ma in una parte centralissima, la sera era chiaro che delle ragazze che erano lì, chiaramente erano prostitute. L'altro problema enorme adesso a Teheran è la droga. Cioè noi pensiamo che una dose di crack, che è l'ultima droga che è arrivata oggi in Iran, costa poco più di 1 euro. Ed è la droga, visto la vicinanza dei mercati produttori, dei paesi produttori di droga come l'Afghanistan, costa pochissimo. Di divertimenti, di evasioni non ce ne sono molte,
e c'è una parte consistente della popolazione che assume droga di tutti i tipi. Invece una curiosità, ho letto nel tuo libro che i blog iraniani sono più di quelli tenuti da russi, italiani, cinesi, spagnoli e tedeschi. Sì, questo poi dall'altro è curioso come sono nati i blog iraniani. Cioè, sono nati a Qom, cioè la città dei religiosi, diciamo il Vaticano sciita, e sono stati avviati soprattutto da studenti di teologia, dai mullah, perché era un sistema, secondo loro, pratico per comunicare sui problemi di fede con i giovani. E poi li hanno scoperto un po' tutti, siccome sono mezzi, sono gratuiti, sono liberi, sono anonimi, sono diventati un fenomeno enorme e basta farsi un giro in rete, cercare un po' appunto di blogger iraniani. Ci sono tantissimi, ci sono a volte appunto dei racconti che sono molto meglio, molto più chiari anche di tanti reportage di inviati che vanno in Iran magari per un paio di giorni e vedono quello che vogliono vedere. E allora io ringrazio Antonello Sacchetti, grazie scrittore, vi invito a leggere il suo libro I ragazzi di Teheran e continueremo a parlare di Iran anche nei prossimi giorni.